Are you happy people? Well, let's do this darn thing. Help! Un quarto di secolo, ovvero 25 edizioni che collocano quindi l'inizio poco prima che finisse davvero il millennio precedente. Cavalca il tempo e la storia del Padova Jazz Festival, realtà che dal 2 al 19 novembre prossimi tornerà con i suoi eventi musicali e non solo a popolare il Centro Culturale San Gaetano, il Teatro Verdi, il Palazzo Liviano, il Caffè Pedrocchi e l'ex chiesa di Sant'Agnese. Eppure in questa edizione i grandi nomi non mancano. Abbiamo il Trio Grande, che è un composto da tre americani, poi abbiamo Emmett Cohen, che è stata una scoperta di Umbria Jazz, quindi richiama anche molta aspettativa anche qua, e poi l'ultimo concerto del primo fine settimana, Olivia Trammer, con un progetto nuovo anche con la fisarmonica di Biondini. E quest'anno abbiamo anche una cosa particolare, l'ho detto prima, i concerti la domenica mattina e qualcuno anche al pomeriggio, per dare anche la possibilità ad altre fasce di orario di partecipare. Quindi la prima domenica mattina c'è un duo nella sala Rossini del Caffè Pedrocchi con due musicisti che vengono dal Belgio. La seconda settimana si apre con la sala del Liviano con Joey Calderazzo, sempre pianista americano. La seconda serata andiamo all'aula Rostagni del Dipartimento di Fisica. La terza torniamo a San Gaetano. La domenica mattina un duo sempre nella sala Rossini. Passiamo poi alla fine settimana ultimo, che è quello diciamo più corposo, più importante, nel senso che abbiamo il pomeriggio tre eventi, nei tre pomeriggi giovedì, venerdì e sabato, con tre gruppi femminili. Il primo è Vanessa Tagliabue, il secondo è Francesca Tandoi, che è una pianista, e il terzo è un gruppo sempre della Lombardia di Patrizia Conte, una cantante. Le serate al Teatro Verdi sono ovviamente le più importanti, quindi abbiamo nella prima serata Irene Grandi, che è molto conosciuta come cantante pop, ma che in questo progetto si presenta con la veste del blues, e quindi sarà una cosa molto, molto importante anche per chi la conosce magari solo per il pop. Poi la seconda serata c'è Fabrizio Bosso con un progetto suo riferito con le musiche di Stevie Wonder. E passiamo poi alla chiusura, Bill Frisell, che è questo chitarrista incredibile americano che non era mai venuto al festival, proprio perché ovviamente se non sono in tour non si possono portare ai teatri, e quindi sono molto, molto felice di essere riuscita a portare anche Bill Frisell. Chiudiamo la domenica mattina con un concerto molto particolare di una violoncellista irlandese. I biglietti si possono prenotare e acquistare dal sito del festival attraverso la piattaforma Ticketmaster. Solo il Teatro Verdi avrà un botteghino disponibile per la prevendita con la possibilità di mini abbonamenti. Altra facilitazione è per gli studenti universitari del conservatorio, che fino a esaurimento posti riservati potranno accedere ai concerti con un biglietto speciale da 5 euro.